Sopravvissuti, eccoci oggi. Il che cos'è di Return to Moria? Il gioco è uscito oggi alle 15. Non so esattamente a che ora starete vedendo questo primissimo che cos'è, ma sappiate che stasera alle 21 sul canale Viola saremo live. Così lo proviamo insieme, approfondiamo un pochino. Sono veramente curioso, io spero. Che cos'è? Ok, spero che sia un bel gioco. Non mi aspetto il capolavoro della vita, spero sia un bel gioco. Poi, su licenza, insomma, del Signore degli Anelli, attenzione, ma vediamo. È in italiano! Oh, che bello! Our story is more than what è il dove... ok. Know. It is time we told it ourselves. È giunto il momento di raccontare noi stessi. Fomento già, eh? Oh, fomento. Non mi devo far prendere dall'hype, però. Gimli è doppiato dall'attore, non mi ricordo mai il nome. John qualcosa. We cleanse the world from the shadow of the ring and its master. Yet we dwarves celebrate as a scattered people. Ok, è ambientato dopo la trilogia, come avevo detto. Across Middle Earth we mine and sculpt, delving for riches, yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Durin built it before the first sun rose. And through the ages, when darkness threatened our great kingdom, he awoke to lead us again, until the Balrog took it all away. Vero. That Vero. Was a thousand years ago. Flagello di Durin. Durin, Durin the Deathless has not returned. Some say, be patient. I say, we wait no longer. Okay. It is time to journey from every mountain. Oh, da Erebor, da tutto. Oh, bello. Bello. Ok. Allora. We dwarves return to Moria. Ok. Ok. Bello perché hanno mantenuto fondamentalmente la lore di Moria. Giusto abbozzata. Boh, Moria è stata persa perché col flagello di Durin, ovvero il Balrog che si vede nella Compagnia dell'Anello, Moria è stata persa fondamentalmente dai nani. E ora, dopo la sconfitta di Sauron, proveremo a riprendercela. Allora, fatemi un attimo vedere velocemente le impostazioni. No, la minimap bloccata non la voglio. Finestra schermo intero. Proviamo a pomparlo al massimo e vediamo se gliela fa, eh. DLSS lo mettiamo su bilanciato, sì. E vediamo che accade. Sottotitoli ve li metto grandi, così ragazzi li potete vedere bene anche eventualmente dal telefono e via. Ok. Mushanme. Non posso cambiare i nomi dei nani? Personalizza il tuo nano. Allora, adesso farò abbastanza rapidamente. Stasera in live penso ci staremo un paio d'ore. Allora, modifica dettagli testa, corporatura, origine. Che miseria. Ok, stile, barba. No, belli. Quanti stili abbiamo di barba? Un pochino però, eh. Questa è bellissima. Anche questa è bella. Oh, questa è figa. Questa qua, intrecciata. Ovviamente, no, facciamo marrone scuro. Testa. Allora, secondo lore, signori cari. Aspetta. No, pure le facce ce ne stanno diverse, anche se sono abbastanza simili. Secondo lore, le nane, donna, hanno la barba.
Quindi ci sta che non ci sia effettivamente la scelta del sesso, ma cambia esclusivamente dal tipo di volto. E è corretto. Ma sti piercing, che so. Neutrale, dai. Oh, i capelli, ok. C'è un crestone. Facciamo il nano con la cresta, tipo il nano che non mi ricordo adesso come si chiama, The Witcher. C'è pelato. No, non c'è la cresta, peccato. E facciamo... facciamo sti riccioletti bruttissimi. Così dai, mo lo facciamo. Per ora lo facciamo così. Pelle la lasciamo così. Occhi, madonna, troppa roba. Troppa roba. I tatuaggi. Allora, io non sono un fan dei tatuaggi in faccia in generale, ma anche salvo alcuni casi dove magari l'ho fatto. In nanico sono scritti, ok. Cicatrici. La cicatrice sull'occhio, quella... sì, quella la gradisco. Il cucciolo di Varg, c'è cioè graffia. Mi piace il cucciolo di Varg, con i graffi qui, ok. Ornamento barba. Se si potessero levare sarebbe pure meglio, per quanto mi riguarda, ma... li facciamo d'oro. Oh, cavolo. Troppa roba. Petto ampio e ridotto. Se no, grande o piccolo, ok, no, c'è qualcosina per effettivamente... dargli una parvenza più femminile o più maschile. La pancia gliela mettiamo, dai, fianchi larghi, sì, un bel nanotto corpulento. Personalità, che cosa cambia? Entusiasta, impertinente, c'è la mia telecamera in mezzo alle scatole, la abbassiamo un attimo, ecco così. Concentrata, cupa, entusiasta. Dai, impertinente, da nano impertinente. Mettiamo la voce. Oh, tell Durin, wait. Oh, a har. An orc strozil arab da iraz. It would. At your service. The mountain smiles on us. Questa. Origine. Alla montagne costiere, montagne azzurre, montagne rosse. La montagna solitaria, signori Erebor. Me sa proprio di sì. Me sa proprio di sì. Caverne sfavillanti. Allora, per mo mettiamo montagna solitaria solo perché la conosco. Poi vedremo in live stasera, approfondiremo il tutto. Nome. Osgimli. Solo per adesso, signori. Ok, unisci da un altro mondo, crea un nuovo mondo. C'è il multiplayer, giusto. Ok, gioco offline. Yes, dwarves from every clan have answered your call. Scusate che non lo posso rimettere sopra. Non sentite l'audio, è normale. Entering the black pit. If the king wants to stop us, ah, Gimli! C'è proprio Gimli, invecchiato ovviamente. This is a sign. No signs or kings are going to stop us. This is the time to reclaim Khazad-dûm. Today we get into that mountain. Sì, ma sti nani pavonanici. Won't budge. Did you try speaking friend? Gimli, tu c'eri. Why didn't I think of that before? Mellon. You did your best. On to plan B. Mellon. Finally. Dai. Plan B? Mellon. Is that blasting fire? I'd stand back if I were you. This is madness. Gimli, you can't. We have to wait for Durin. Durin's not here. We have to do this ourselves. Gimli non si ricorda più come si entra in Moria.
nonostante l'abbia rivisto con Gandalf. Khazad Dashtin. Oh no! Lord Gimli! This is another sign! Oh, hammer tongs! It's the fourth age! Nothing is la quarta era. Mi sto fomentando. Io. Oh, sono io! Questo sono io! Ti prego, fa che sia un bel gioco! Graficamente non è niente di oh mio dio, ma vabbè. Mi ricorda un po' Dragon Age. Ci sta. Cos'è quel gas? Beh, oh, bene. Bene. Siamo mal precipitati dentro Moria. I modelli mi ricordano un po' Dragon Age, non il comparto tecnico. That was no normal dwarf blast. Ma ok, allora c'è un indicatore delle profondità. Possiamo saltare? Il pad funzionerà. Oh, attenzione. Funziona anche il pad. Ok. Ok. Allora, fabbrica una fonte di luce. Ok, allora la camera blocca. Sì, buonanotte. La camera copre gli obiettivi, però vabbè, poco male. Fabbrica una fonte di luce, raccogli della legna, premi le tiretti per raggiungere il menu fabbrica, fabbrica una torcia. Ok. Io non vedo l'ora di combattere, vi dico la verità. Y nell'inventario. Allora, ok. Zaino dell'esploratore, attrezzi. Uno zaino piccolo pensato per viaggi brevi. Zaini più grandi offrono maggiore spazio nell'inventario. C'ho 10 spazi nell'inventario con questo zaino qui. Sistema. Costruisci. Frugale. Produzione. Mappa. Appendici. Oh mio dio. Queste magari per chi vuole se le... Se le leggi... Scusa, come... Vediamo se riusciamo a prendere un po' del materiale. A noi serve della legna. Forse riesco a spaccare questi. Sì, ok, perfetto. Anche che gli facevamo danno. Allora, il gioco sembra abbastanza stabile. C'ho il DLSS attivo e tutto, ma... Ci sta. Allora... vediamo un po' come la fabbrichiamo la torcia. Alla fabbrica, ok, torcia, fabbrica. Perfetto, ce l'abbiamo. Inventario. Devo imparare a riconoscere. Ok, lo zaino e la... Ah, la torcia me l'ha già posizionata sul 3. Ok, la torcia non possiamo picchiare. Non utilizzando la torcia, però magari. Lanterne e torce. Minerali e gemme, la pietra. Vediamo un po'. Produzione. Non posso fare altro. Lista di ricette. No, per ora non posso fare altro. Allora. Mo c'ho avuto un attimo un calo. Lo zompo? Sì. Deve esserci un modo per tornare all'accampamento. Frammenti di metallo. Ah, ok, adesso posso crearmi un piccone. Posso accendere le torce qua? Ok. Perché la mia torcia non è eterna, ovviamente. Piccone semplice. Servono 3 frammenti di metallo e 4 scarti di legno. Ok. Ok. Allora, non è del tutto scriptata la terra come viene distrutta, perché vedete che bene o male possiamo dargli noi una forma. Buono, mi piace. Eppure parecchio. Sotto posso andare? No, perché c'è il pavimento. Ok, presumo che io debba farmi strada. Oh, ok.
Scava una via d'uscita. Arik, corvo di Erebor. We are not alone. Abbiamo compagnia. Mi sa che si combatte subito. Tutto c'è. Robetta da prendere. Spoglio di un nano, onora. Che m'ha dato? Ottieni fascia dell'eroe. Ah, raga, sto gioco potrebbe essere molto più simile a un Valheim, per esempio, piuttosto che... Che ne so, un... Un survival un po' più classico. Posso accendere? No, questo non lo posso accendere. Lo posso rompere, però. Un corvo di Erebor. Vieni al nostro... dal nostro accampamento? Grazie ai venti sono Arik, figlio di Arak. La tua faccia è unica amica qui. Cosa è successo adesso al gruppo? Ah, voglio levare il DLSS. Sto così, Could you search for another way out? For any other survivors? I will search. You go east, see what you can find. I will fly to you when I can. Cerca l'ingresso occidentale. Ah, devo mangiare dei funghi, mi dice. Cos'hai? In basso a sinistra, signori, abbiamo un indicatore di fame. Dobbiamo mangiare un bel po' per farlo salire, eh? Vediamo se quando sta al massimo ci ripristina la salute. Non mi sembra che ci ripristina la salute, ok. Giorno 1, mezzodì. Costruisci delle piattaforme rapide per attraversare il territorio. Piattaforme... Ok, piattaforme rapida. Premi B in gioco per avviare la modalità costruzione. Ok. Le possiamo fare... Ah, ok, non le possiamo fare volanti. Stava di infatti. Sarebbe stata una brutta cosa, secondo me. Prego, arriva. Ci arrivi? Sì, ci arriva! È una figata sta cosa, signori. Ci sarà il danno da caduta? Allora, da questa distanza no, ma non lo possiamo escludere. Nani? Le porte di Durin. Ma viste rune così pregne di ombra, non c'è da stupirsi se non siamo riusciti ad aprire dall'esterno. Oh, ma le rune maledette. Qualcuno o qualcosa ha inciso una runa maledetta nella parte interna dell'ingresso. Sarà per questo che la compagnia di Gimli non è riuscita ad aprire la porta di Durin. Questa runa trasuda ombra, impedendo a chiunque di avvicinarsi. Ma che figo. Questa è l'entrata. Eh sì. Questa è dove sono entrati, diciamo, con la compagnia. Che c'erano i nani. Sì, sì, ho capito. Ho capito che le porte d'Urin sono maledette. No wonder we couldn't get it open from the other side. Then we freeze. Senti i tamburi. Sono i goblin. Wait for my signal. Non ho letto che se stavano a dire, mi sono fatto i cavoli mia. Erba cipollina, buona. Dai, dai, fatemi ammazzare qualche goblin, su. Fatemi ammazzare qualche goblin alla svelta. Non credo che farò tagli in questo. Avevamo posto la compagnia di Balin. Quale posto migliore per riposare? Oh, un sorcio. Commestiratto, significa che lo posso mangiare probabilmente. Carne, ok, tieni carne. Ah, quindi io ho 18 spazi. Perché ho gli slot rapidi più i 10 slot dell'inventario. Ci sono novità, Arik? What news?
Nessuna via ovest, nessuna via d'uscita. Maledizione, brutta maledizione mi blocca. Non credevo avremmo incontrato rune maledette dall'ombra dentro Moria. Quindi bisognerà andare verso ovest. Ho letto ovest. Ok. Time to find shelter before making our way farther. I will scout ahead. Andrò avanti, a presto. Stay alive. A presto. With luck, we'll exit the Dimrill Gate. For now, we must face the long dark of Moria. Dai, fatemi combattere, vi prego. Che bello. A Musnakan to a family of. Posizione le statuette, non le ho. I'll return the missing things. Sono un botto di cose da fare. Stirpe di ori. La duetta e la sua famiglia devono essere nelle vicinanze. Bisognerebbe riportarla al luogo a cui appartengono. Chissà che me dà. Vabbè, non adesso ovviamente, però preparatevi, che penso che una serie è d'obbligo. Ok, la roccia ovviamente la fa prendere, che ci mancherebbe. Carbone. L'ispirazione ha colpito. Inizi a cantare, mi diceva. Cosa? Make me the perfect miner, dig import from the soil. È bellissimo. Ancient cheeks cut from cords. Oh, mortacci vostra. Aspetta, smetti di cantare un attimino. Un secondo, potresti smettere di cantare un attimo? Sono morto. Sono morto, signori. Non ho... ho pochissima vita. Cori. E mi corrono dietro. Merda. Famo così. No, no, no. Pensavo che... Oh no. Muori e risvegliati. Volevo mettere le piattaforme e andarmene in alto. All'inizio. Madonna. Allora, penso sia importante la... l'action in questo gioco, per fortuna, aggiungerei. E quindi presumo che forse mi sa che col pad è meglio giocare, cioè forse per alcune cose è meglio il pad, per altre cose è meglio mouse e tastiera, come tanti giochi di sto genere. Sì, io lo so che dovrei andare qui, ma dovrei andare a riprendere il mio zaino. No? Costruisci il vecchio campo base. Diari di Ori. Ho trovato una pergamena scritta da caratteri elfici, vabbè. E... mappa di pietra rovinata. Bancale di carbone. Focolare. Ah, tutte cose che non posso riparare però. Attualmente. Un forziere? Forgia una chiave per aprirlo. Ma lo posso... Oddio, magari lo posso rompere, però che ne so. Non serve chissà quanta roba però per... Ma bellissimo. Proviamo a ripiazzare lo zaino e basta. Ok. Guarda come stanno a correre dietro i maledetti. E ho finito la stamina. Ok. Attenzione. Prendi tutto. Aie così. Via 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 via. Allora il salto non spreca chissà quanta stamina in più rispetto alla cazzarola. Osservando, non attaccando. Ci sono i lupi che mi rompono le palle però. Devo rampicarmi. Ok, devo se... No, non ci arrivo.
Sali. È bellissimo, raga. No. Sali qui. Ok. Allora, sono momentaneamente in salvo. I lupi qui non ci vengono. Restano là sotto. Perfetto, va bene così. Ma lì ci sono i goblin, però. Dov'era? M'ha detto... Allora, le pari della lunga oscurità. Costruisci viaggio rapido. C'è il viaggio rapido, buono. Osservando e non attaccando, i goblin ferali di Moria sono creature pestifere, assetate di sangue. Sono incapaci di usare un linguaggio distinguibile e infestano le gallerie delle caverne di casa Doom. Non c'è bisogno di cercarli, saranno loro a trovare voi. Orchi a Moria, non sai quanti orchi affliggano. Ce ne sono abbastanza da aver stabilito una città degli orchi. Bene. Che cosa... Che gli faccio? Non posso... Oh, posso farmi l'ascia. Signori. Muove sfonno. Spero. Mangiamo prima, magari. Sì. Quante cipolle del sole c'ho? Finite. Sarei estremamente tentato di lanciargliela, ma non si può. Signori, ma il combattimento è fatto bene. C'è l'attacco caricato addirittura. Cioè, ma non pensavo... Non mi aspettavo. Sì, però... io ho un problema, che non ho ancora capito come eventualmente posso ripristinare salute. Ah, se resto troppo a lungo nell'oscurità perdo salute? Vedi, tipo questo non me lo... Sono morto. E ho finito la vita. Come se posso... Allora, se... Ok. È scappato. Oh! Ok, respawnano. Via. Andate, ne va. Fate più bella figura. Via. Ok, non devo rimanere fermo al buio, se no muoio. Dirmele prima certe cose. Non mi avrebbe fatto proprio schifo, eh. E devo dire la verità. Comunque, quando stiamo per morire non si vede più una ceppa. Ok. Il discorso, io spero che... Non so, forse devo un attimino gestirmi io meglio i tasti. Devo rivederli bene, me li devo sistemare. Però visto che sul pad diciamo che è... Non proprio al 100% super compatibile. Cioè nel senso sì... Sì, è compatibile, ma... C'è qua... Posso tirare i sassi, tipo? No, mi sa che non l'avevo messo in fuga io lanciando le pietre, ma semplicemente se n'è nato. Presumo. Potrei fare un tentativo, eh. Ah, m'ha steso. Ok. Allora, dobbiamo capire meglio, però... Raga, sembra interessante. Posso riparare qualcosa di queste? Fornace. Servono 15, io ce ne ho 24, quindi presumo... Oh, ok. Qui che c'è? Mappa di pietra. Questo non è nulla. Focolare. Bene, molto bene. Carne arrosto, stufato di funghi. Ah, non c'ho la carne. C'ho i funghi però. Vai, aggiungi porzione. Ok. Però fa una cosa sola per volta? Sì. Non posso... Ok, va bene.
Qui invece nella fornace che possiamo fare? Lingotti di ferro, ma mi serve il minerale ferroso. Qua mi serve diamante nero. Vedete dove prenderò questa cosa. Mancato al carbone, ci dà il carbone ogni tanto. Ok. Intanto potremmo prendere dell'altra pietra. Io vorrei affrontare e distruggere i lupi, però, vi dico la totale e sincera verità. Ho sentito battere. E non ero io. Ma se sto vicino al focolare si ripristina la vita? No. Possiamo fare il carbone. Famolo un po' che magari ci torna utile. Vediamo se. Dov'è lo stufato? Dove lo. Ah! Oh, ma che figo! Ok, non lo posso mangiare. Sì, non lo posso mangiare. Non lo posso portare via. Non lo posso portare via. Lo devo mangiare qua per forza. E mi ha ripristinato la vita. Comunque, quindi, buono. Io, raga, devo. È una questione. Cioè, è proprio una questione di principio. Uccido quei cazzarola di lupi. E devo dire la verità. Devo dire la verità. Li riuccideremo appena li becchiamo di nuovo. È che io, per esempio, una cosa che vorrei fare. È creare le torce. Per illuminare un po' tutta la zona. Fitua, tanto te pio prima o poi, Sì, l'alba si avvicina, mi fa molto piacere. Ma siamo nelle miniere, quindi che. Oh, ah, no, però giustamente un po' di luce entra. Nelle originali miniere, diciamo, prima del crollo, prima della caduta, prima della caduta di Moria, i nani avevano. Vittili rossi. Avevano. Creato un sistema di specchi eccetera che gli permetteva comunque di far entrare la luce dentro Moria, tant'è che coltivavano anche. Io mi sto fomentando tantissimo, signori, ma proprio tantissimo. Però vorrei concludere il gameplay con un bel combattimento con un orco. Oh, c'è una statuetta. Vabbè. Ma le ceste le posso. Creare? Costruisci un giaciglio, mi dice. Non l'avevo. Non me l'ho accorto. Ciao, sorcio. Allora. A un posto. Allora, segnalatore di legno. Una piccola torcia da lancio. Armi, attrezzi. Fuoco da campo, focolare, tavolo per pasti, scrigno di legno. Questo lo costruiamo, lo mettiamo qui. Poi. Cucina delle riparazioni, fornace, bancale. Ma il giaciglio non lo vedo però. Piccolo blocco. Piattaforma. Scusate, dove lo. Ah, eccolo, giaciglio. Pezzi di tessuto mi servono. Non posso comunque piazzarlo intanto. Come lo ruoto? QR. Ok, andiamo a cercare pezzi di tessuto. Usiamo questo. Questo lo posso sfornare. Sì. Ah, mettiamoci tutto quello che non mi serve. Non porto. Mamma mia, a te ti voglio gonfiare. Voglio picchiare un goblin. Mannaggia la miseria.
tessuto? Tessuto, sì. 6 pezzi, a me ne servono. Ok, lo posso fare. Allora, secondo me, raga, è veramente molto simile a Valheim piuttosto che a qualsiasi altre, a qualsiasi altro gioco sopravvivenza. Certo, ci sono effettivamente delle differenze, devono un po' magari costruire la casa da zero, anche se in realtà puoi costruire, ma ci arriveremo dopo, più avanti. Cucina la carne arrosto sul focolare, l'ho già fatto. Ah no, la carne arrosto. La carne arrosto non l'ho fatta. Carne arrosto non l'ho fatto. Deve essere sgombero? Ah, ma che vuol dire? Non posso fare cibi diversi? Ah, mi serve altra roba. Spiedini misti. Pasti, lavorato. Ok. Ok. Poggiamo la nostra ascia. Lascia completamente andare le gambe quando, quando salta. Oh, queste sono case. Non me ne ero accorto. Qua sarebbe da riempire le torce, sì. Ma secondo me c'è talmente tanto da esplorare. Poi sono curioso di scoprire se, a parte magari alcune zone specifiche, altre sono frammento dell'ascia di Durin. Ok, 5 pezzi so. Ma qua siamo in un'altra zona. So curioso perché penso che la zona so è tipo, ecco, questa è la mappa, so tipo blocchi, no? Presumo che ci sia una certa proceduralità anche. Voglio sperare più che altro che ci sia. Perché ogni esplorazione sarebbe un po' a sé stante così. Allora, vediamo mo. È il lock con. Ah, ok, ok. Con la rotella del mouse, cioè, se locca la. Il nemico. Sto rullo dei tamburi. Comunque. Io non vedo di combattere contro i goblin, raga, porca miseria. Sono veramente curioso. Guardate che combattimento è fatto bene, eh. Allora, se non fosse che... Allora, io subisco i colpi. Perché vado indietro quando mi colpisce. Sì. Lui? Sì. Sì, 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 sì. Lì subisce effettivamente i colpi, ragazzi. Oh, però fa una cosa. Non è un vero lancio, mi sa. O meglio, non è un lancio che possa ferire probabilmente, ma va bene così. L'altro accetto a me sta già spaccando. Ok. Ragazzi, io per il momento questo che cos'è lo fermerei qua. Lo fermerei qua. Vi dico, stasera sicuramente lo ricominciamo. Lo ricominciamo da zero in live su Twitch. V'aspetto alle 21. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Ragazzi, il gioco lo trovate sull'Epic Store. Attualmente pare solo sull'Epic Store. Costa 32 euro, mi sembra. E inizio convincente. Voglio vedere meglio determinate altre cose. Voglio vedere il fattore noia, perché questi giochi hanno il fattore noia che è importante, ovvero dopo quanto tempo diventa ripetitivo. È partito bene. Voglio essere veramente fiducioso. C'ha un plus assurdo, ovviamente, che è quello dell'essere un gioco ambientato nell'universo del Signore degli Anelli, e quindi a me mi si compra facile. Ma
rimarrò obiettivo e oggettivo il più possibile. Ragazzi, noi ci vediamo stasera in live ore 21, non mancate, che approfondiamo meglio il gioco e capiremo meglio tante, tante, tante belle dinamiche. E poi sicuramente partirà una serie. Sicuramente, ragazzuoli. Buona sopravvivenza a tutti, noi ci vediamo stasera. Ciao.